Fabrizio Dabuno sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. RGK 539 sta ospitando la diretta. Zero ospiti entrati nella diretta. Benvenuti. Fabrizio Dabuno ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Fabrizio Dab 2 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Uno RGK 539 ha effettuato un raid. Uno raiders entrati nello stream. Benvenuti. Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con Ranch Simulator. Hi everyone, welcome to our rendezvous of the week with Ranch Simulator. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec Ranch Simulator. E allora andiamo avanti. Dunque, nell'ultima volta abbiamo nella nostra ultima live abbiamo praticamente dovuto ridurre il numero di maialozzi a causa del sovraffollamento della stalla. E allora un attimo solo, un po' di pazienza. Purtroppo al momento questo gioco mangia un bel po' di fotogrammi, forse è dovuto più che altro alla mole di parte visiva da elaborare. E quindi cominciamo a raccogliere tutto qua. E iniziamo a fare un po' di lavorazione. Derivati insomma della cicetta qua. Andiamo a fare anche un salto al ristorante per vedere di cosa hanno bisogno. So welcome to the stream. So I have to now to bring the meat and then I'll work on the meat, trying to produce derivative of the meat. Ok, allora vediamo un attimo. Oh, bello, maialozze piccoline. Andiamo avanti. Ne abbiamo presi un bel po' di borse frigo. E allora continuiamo il nostro lavoro qua.
L'ultima volta hai accennato che avrei voluto, o meglio, avrei costruito una stalla per le mucche perché mi sono reso conto che qui i maiali sono abbastanza stretti e quindi costruendo una stalla in più potrei permettere ai maiali, ai maialozzi di muoversi da una stalla ad un'altra. Ovviamente andrei a costruire un recinto. So, I was thinking about to build a ranch around the barns and let the pigs moving through two stables, through two bars. So, should be maybe for me. This should be the best way to let the pig survive, because in one of my past live streaming I've lost a lot of pigs. Et alors, j'ai pensé de construire une protection autour de l'étable ici pour permettre aux cochons de les tourner et en même temps, on n'a pas le risque qu'ils peuvent mourir. Vediamo un attimo com'è la diretta qua. Mi sembra abbastanza fluida. E c'è un calo di fotogrammi, purtroppo non so da cosa dipende. Però va bene così. Allora, facciamo una cosa. Allora, facciamo così e vediamo se recuperiamo un po' di fotogrammi. Allora, adesso andiamo avanti. Effettivamente, purtroppo la mia scheda video, insomma, il mio sistema non permette di tenere un numero così alto di amici. Lo usa qua. C'è anche l'amichetta mucca lì che sta aspettando. Andiamo a fare anche un controllo per vedere se hanno bisogno di cibo. So, I have to check if the cows they need some food or anything else. So I have to check. I must to check. Mamma mia, è come si liberano l'intestino, eh? Allora, andiamo avanti. Mi sa che qua. Mi sa che qua a breve dobbiamo anche andare a riempire le mangiatoie qua. Anzi, quasi quasi direi proprio di creare un altro granaio onde evitare problemi. So now I will finish this job. Then I was thinking to build another granary where I will fold refuel. I don't know. Fold
the food for the pigs and the cow. E allora qua abbiamo fatto. Quindi abbiamo, facciamo così. Disponiamo level 3, facciamo tre file da tre colonne e vediamo un po'. Allora, quante ne sono? Totale dovrebbero essere 18, mi pare. E allora vediamo un po'. Ok, mi sembra che abbia recuperato un po' di fotogrammi. E allora forse ho capito il problema del calo drastico dei fotogrammi. Ovviamente è in via sperimentale. Sto trasmettendo questa live in 2K. È il software che io utilizzo ormai da tanto tempo. Si chiama Gamecaster ed è un ottimo software per effettuare le dirette e poi avete anche l'assistenza. Significa che se riscontrate un problema, ecco questo per esempio come è uscito, se doveste riscontrare un problema tramite Discord potrete interagire con potrete interagire con, come si dice, l'assistenza, quindi con lo staff di Gamecaster che vi assisterà quasi in tempo reale. Mi è sembrato di aver visto un altro maialino qua intorno. Devo aspettare che mo questi si addormentino perché altrimenti rischio di farli uscire fuori. Now I have to wait the pig are sleeping because it's so dangerous. They will escape and I will lose them. So I have to wait. Before doing our job. E allora oggi quindi il progetto di oggi sarà quello di appunto di lavorare un po' di carne e poi andarla a vendere ed iniziare a costruire una stalla. Dai su, dormita sincronizzata, vediamo un po' che ora si addormenta. Allora dovrebbero addormentarsi alle 8. So they will fall asleep at 8. Mi devo allontanare qua. Vabbè dai, ho capito. Me lo porto a spasso. Vieni. Ottimo. Ok, ce l'abbiamo fatta. E quindi adesso andiamo a dormire. E poi domani mattina, quando ci sarà la luce, andremo a continuare. Il nostro lavoro, ecco qua. Abbiamo recuperato un po' di fotogrammi. Sono sempre abbastanza bassi. Qua abbiamo le galline. Allora, mi serve la macchina. E quindi facciamo
Facciamo in questo modo. O meglio, vorrei provare a fare una cosa, e cioè vendere una parte della carne di maialozzi al ristorante e poi iniziare a recuperare un po' di credito per poter iniziare a progettare una nuova stalla. Allora, vediamo così se ci fanno una bella offerta, la vendiamo. Anche perché tutto sommato abbiamo ancora un bel po' di materiale da andare a recuperare. Quindi andiamo subito al ristorante. Now, Willa, buon pomeriggio. Johnny, scusami, in questo momento mi sono accorto di te. Buon pomeriggio e mi auguro che tu non stia aspettando da molto tempo in chat. Buon pomeriggio e ben ritrovato, carissimo Johnny. E come diceva un cartone animato, Johnny è quasi magia. E noi qua un po' di magia vorremmo farle. Vediamo un po' quando riusciamo a recuperare oggi qua. Allora, vediamo un po' dove l'ho preso questo. Ok, allora, vediamo quanto ci pagano per tutto questo. 6.000 dollari. Ok, 6.000 dollari. Però non vorrei vendere tutto. Allora, facciamo così. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Allora, facciamo così. 7. Oh. Perfetto. 34. Allora, però adesso per andare a recuperare il materiale dalla ferramenta mi tocca scaricare l'auto qua. Allora, se vado dritto là dovrei sbucare nella proprietà. Oh, ce l'ho quasi fatta. Vediamo un po' se sbuco nella proprietà. Sì. Ok, allora. Perfetto, la struttura sta qua. Allora, mannaggia, ho preso l'alberello. Allora, adesso però mi tocca fare una cosa. Mo quanti ne sono? Allora, i vuoti li appoggiamo subito subito. Qui. E quindi, come anticipato, cambierò un po' la disposizione delle stalle dove sono i maialozzi. In pratica permetterò loro di potersi muovere attraverso due stalle, quindi creerò un recinto che permetterà loro di poter stare più larghi e appunto di potersi muovere in maniera più
meno, diciamo, meno trafficata. So, I was talking to my friend Johnny about the project, and now I will prepare all the things that I need to do to build the ranch around the barns, and I let the pigs be so free to move freely, and they will move and have a lot of space where run and where to bring the sound, take the sound. Ecco qua. Là, sopra. Vediamo un po' se oggi riusciamo a fare. Facciamo il progettino qua. Qui mi sa che devo riprogettare un po' la stalla là, perché l'ultima volta era stata progettata, diciamo, per pochi maialozzi, però ho notato che fortunatamente ne sono nati un bel po'. E quindi adesso, siccome mangiano tantissimo e ci sono quelli lì che hanno raggiunto l'età adulta, e allora quelli lì dovrei dovrei insomma spostarli e quindi produrre dei prodotti. Allora, qui faremo salsiccia, poi faremo polpetta, visto che è poca roba qua, metterò a stagionare, quindi farò 24 pezzi di salame. Restante faremo salsiccia e polpetta. Ok. Allora, adesso andiamo al... Ah, intanto devo progettare un attimo il recinto qua. Allora, se adesso volessi fare un recinto... Facciamo un attimo questo progetto. Let's do a project. Ah, questo qua dovrebbe essere. Ecco qua. Allora, quindi mettiamo il caso che vogliamo fare così. Se così non va bene, guarda i maialini come si affacciano. Poi mi servirebbe forse un ingresso pure qua. Allora, ingresso. No, non va bene, qua devo stringere. Allora, questa è fissa. Quindi questo dovrebbe andare. Più o meno così. Ok. E questo. Così. No, qua c'è spazio. Ma io ho sempre questo problema. Allora, vediamo un po'.
Allora, vediamo così se funziona. Questi maialozzi da qua scappano i più piccolini, quello è il problema. Però potrei fare anche se è una cosa non proprio molto bella da vedersi, potrei fare così. Vediamo no, non va bene, devo ancora chiuderlo. Ah, sì, giusto. Proviamo ad allinearlo. Cancella recinzione. Proviamo a farla dritta. Allora, vediamo un po'. Forse viene meglio così. Allora, adesso qua dov'è il cancello? Sta qua. Ok, quindi mettiamo recinzione, cerchiamo di crearla abbastanza dritta, quindi facciamo così, allora vediamo se poi qua metterei ancora una recinzione. Vediamo se così va meglio. Recinzione. Vediamo un po' per una cosa. Adesso potrei anche metterla in questo modo qua. Mettiamoci da quest'altra parte. Allora, ecco qua. Vediamo un po'. Perché non l'attacca? Vediamo un po'. Ma qua mi serve. Cancello. Eventualmente si può sempre modificare l'assetto qua. Beh, da qui teoricamente non dovrebbero uscire. Quindi una volta che elimino questa cosa qui, qua così. E qua la chiudo direttamente. Potrei fare così. Questo così e poi senti come mangiano. I know that this work is not the best way, but I will try to let them stay in comfort. Allora, qua intanto andiamo un attimino a andiamo a mungere un po' le nostre amiche mucche. Allora, pour le moment j'ai préparé le projet, puis on va voir. E allora, ops, ha ragione. E mi sono trovato. Grazie, cara. L'altra qual è? Questa mi pare, no? E infatti. Un po' di lattuccio per zio Tab. Please give me your milk, precious milk, scusa. Thank you,
Allora, tocca a Bianchina. Finito. Grazie Bianchina. E scusa, eh. Allora, Bianchina l'abbiamo munta, mo ci resta. Dove sta? Eccola qua. Eccoci qua. Un po' di delicatezza. E come dice l'amico Ludovico Sardegna, con molta delicatezza, dobbiamo mungerle. Mi sono trovato buttato qua fuori. Grazie, cara. Allora, abbiamo molto. Perfetto. Allora, adesso. Ah, fammi vedere se bisogna pulire qua la stalla. Allora, qua come siamo messi? 19 su 21, ok, quindi ho capito dove va di più. Qua 19 su 21. Vediamo un po' dall'altra parte. Let's check the food in the big barn. I'll try to see how much food and water they need. Oppla, mamma mia. Allora qua 19 su 9, così poco. Mannaggia miseria, come mangiano? La fascia del bicarbonato di sodio, quando mangiano, quanto mangiano. E allora, per il momento resta un progetto. Riempire. Ok. Dovremo essere a posto. Allora, adesso andiamo a produrre salsiccia, poi abbiamo detto polpetta salame. So now I'll produce sausages, polpetta and salame, sausages. Et donc, je vais produire des saucisses, des pourpiettes, et puis les salames. La saucisse salame. Et qua possiamo fare 3, 3 e 3. Ok, intanto però accendiamo le luci. Ok. Adesso dobbiamo andare avanti con la produzione. Però dopo devo andare a controllare come siamo messi con il formaggio. Perché dovete sapere che l'ultima volta che ho terminato la live, ho avuto un problema col gioco e praticamente non sono riuscito a salvare il gioco e quindi ho dovuto rifare quello che sto facendo adesso. So, in our last streaming, I had a problem with the game. I don't know why the game froze, and I didn't have the time to save the game, the progress of the game, and so I lost
A lot of work that I done, but it's not a problem. Et alors, je disais que quand j'avais terminé notre dernière direct, j'ai eu un problème avec le jeu et j'ai pas réussi à suivre à le progrès du jeu. Et donc j'ai perdu tout perdu. Et donc je suis en train de faire ce que j'ai fait dans la dernière directe de mardi passé. Abbiamo implementato un po' lo spazio qua. Volevo dipingere il pavimento di grigio, ma in realtà questa è una variazione del colore azzurro. E stavo pensando di creare una sporgenza sotto la quale poi andare a scaricare i mezzi, specialmente quando il tempo non è proprio buonissimo, ma per il momento non è la priorità assoluta. So I was thinking to build a cover here outside, letting me when it rains, I will have my head covered. But in this moment, I don't think that this is the right priority. This is not the biggest priority. And so I will do other thing. Aspetta, però queste qua io devo fare salsicce, quindi mo queste le metto qua. Ok, questa è piena. Allora, qua facciamo un bel po' di salsicce, perché a quanto pare le pagano bene. E poi ci facciamo sempre una facciatina, diamo un'occhiatina al ristorante. Per il momento continuiamo a lavorare i derivati della carne qua, poi appena si farà l'ora andremo anzi quasi quasi direi di completare il lavoro. Qua però mi serve forse un altro punto luce. E poi ovviamente ho acquistato le etichette e quindi metterò il nome, in particolare alle nostre amate mucche. Quindi siamo a 3, ok, 3 borse frigo di salsicce. Ne facciamo una quarta, no, aspetta, una quarta no. Ah sì, chat che dite? Faccio 4 borse frigo di salsicce oppure ne faccio 3? So chat, let me if I have to produce 4 bags of sausages or only 3. Let me know. Alors, dites-moi chat si je dois produire
3 ou 4 portions de saucisse. Faites-moi le savoir. Tapez un chat. Quatre sacs. Allora, con questo abbiamo finito, sì. Allora, le salsicce le pagano di più. Quindi io direi di fare una cosa. Che cosa stai pensando? Allora, farei in questo modo qua. Facciamo. Quattro borse frigo di salsicce, quindi crude, e poi facciamo dunque 2 di salame di salsicce e 2, no, è una, è giusto, sì, quindi polpetta e salsiccia, e poi facciamo praticamente solo 24 pezzi di salame. Ok, allora questo mi pare che ok, poi c'è ancora da controllare, anzi vado a dare un'occhiatina al formaggio giù, dovrebbe essere stagionato, e infatti. Allora, questa è muffa bianca e questa è muffa blu, ok. E continuiamo. La nostra bella sfida. Oddio, proprio sfida. Perché c'è ancora da recuperare un po' di soldini. Ancora da... In realtà ho pensato prima all'azienda e poi a costruire la casa. So in this moment I give the priority to our enterprise, and at the moment I have not built yet the house. So maybe later I will build my house or home. Et alors, je disais que j'ai, dans ce moment-là, j'ai pas la maison. J'ai donné la priorité à l'entreprise que j'ai ouverte. Donc, plus tard, je sais pas quand, mais je pense très bientôt, je vais construire finalement la maison. Et oui, c'est comme ça. L'ultima. Le ultime due. Allora, questa qua. Mi sta venendo il dubbio. Allora, quasi quasi però, visto è così. Perché qua? No. Allora, facciamo così. Questa qua facciamo il salame. 3 di salame, sì, 3 di salame. E poi facciamo le polpette, ok? Quindi ah, mi sono scordato di svuotare. Quindi quando il ristorante vi chiede se il ristorante richiede salsiccia, devono essere crude, quindi non devono essere messe a stagionare. Se vi chiedono salsiccia e poi vi dice salame, allora devono essere essiccate. Stessa cosa per le polpette. Quando vi chiedono le polpette, il ristorante dice polpette devono essere crude. Se vi dice polpette di
tra parentesi salame, allora in quel caso vorrà dire che dovranno essere stagionate. Quindi ricordatevi, cercate di ricordarvi questa differenza. Io all'inizio non la capivo e all'inizio proprio ho perso un bel po' di soldini, poi dopo ho capito il meccanismo e quindi ho evitato di fare, diciamo così, commettere errori. Quindi sono 6, 12, 24. Ok. Ok, per il momento stiamo facendo una lavorazione notturna in questo momento. So I was talking about the difference from the salame sausages and sausages. So those are sausages. But when you put the sausages into the armor, they become salame. So if a restaurant says salame, you have to put the sausages here, but if it says sausages, you have to bring them this way and put here. Questo mi è avanzato, com'è? Mi è avanzato. Ah, ok, allora, io ce ne sono due. Iniziamo a mettere un po'. Di materia prima qua a stagionare. Dov'è. Questo deve andare là. Ok, perfetto. Stessa cosa qua. Grazie ancora a tutti quanti voi che mi state tenendo compagnia. Mi auguro che vi stiate rilassando in questo momento. E approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi state tenendo compagnia durante questa diretta, ma ringrazio in particolar modo tutti quanti voi che state guardando questo video in replica qui su Twitch e sul canale YouTube. Allora, qua possiamo anche chiudere. Devo produrre giusto giusto un altro borso. So I want to say thank you so much if you are watching. Thank you for watching the live streaming. And thank you so much if you are watching this video on rerun here on Twitch. I hope you are enjoying and feeling relaxed while watching my contents. Let me know if you are loving this new format that I am trying to invent. Simply following this small channel. Thank you so much.
siamo quasi qua. Abbiamo quasi finito di preparare la prima parte qua. Poi ci resta soltanto da andare a mettere queste ultime salsicce ad essiccare, poi andiamo a dormire. Mi auguro che questa diretta in 2K, non stia dando problemi. Ok. Per il momento questa è una diretta sperimentale. So in this moment you are watching my live streaming in 2K in Ultra HD. I hope that this stream will not have problems. Ok, questa è andata. Allora, vediamo un poco una cosa. Allora, come si chiama? Eccolo qua. Allora, vediamo un po' se riusciamo a mettere anche un po' di musica in sottofondo, che non sia fastidiosa per voi che guardate questo video. Allora, com'è che si fa? Apri con, solitamente si fa. Lo faccio così, Ctrl C. Vi do un attimo di pazienza e arrivo subito. Apricon. Allora, vi chiedo ancora un po' di pazienza. E arrivo subito. Vediamo un po' se funziona. Allora, io direi niente. Allora, lo faccio così. Un attimo solo e arrivo subito.
Ok, perfetto. Allora, scusate, ma... Ed ecco qua, l'ultima parte. Perfetto. Allora io direi che per il momento andiamo a riposare. Allora andiamo a riposare qua. Qui, fammi passare sto coso. Ok. Dov'è che ho messo la brandina? Ok. Andiamoci a dormire. Ok, perfetto, scusate ma mi sono dovuto fermare un attimo. Perfetto. Allora, qui ho il formaggio, dunque, allora. Allora, direi di raccogliere le uova, visto che l'ultima volta che le ho raccolte è passato un bel po' di tempo. Allora, il cesto con le uova sta qua, ok. Allora, io quasi quasi andrei a comprare un altro cesto di uova. Allora, che cosa mi serve qua? Diamo subito un'occhiata ai nostri amichetti qua. Allora, qua forse però non mi conviene, perché questi posso creare un varco solo qua avanti. Vabbè, allora qua. Ok, allora andiamo a vedere di cosa hanno bisogno al ristorante e vediamo se possiamo aggarbarli. Allora, il ristorante dovrebbe trovarsi dietro a sta collina. Ovviamente approfitto anche per fare un po' di pubblicità ai canali amici, che sono Fernbus 08, Whoppa Runner, Arvid underscore 74, se non ricordo male, Whoppa Runner 74, ma ricordo Whoppa Runner, uff. Poi la zappa storta, Macho King, insomma, e tutti gli altri. Allora mo mi conviene andare, allora per il cesso devo andare all'emporio, ma prima mi serve una cosa però. Vabbè, poi ci pensiamo con calma. Allora, intanto adesso... giusto. Allora, andiamo all'emporio.
Ok, per il momento non noto cali di fotogrammi. Allora, mi serve cesto delle uova. Questo mi serve. Mi pare che muffa bianca mi manca. Allora, sono 5. Sono 3 per 6, 24, quindi 1, 2. 3, 4, 5, 25. Poi niente, penso per il momento non ho bisogno di nulla. Non dovrei aver bisogno di nulla, ok, quindi paghiamo il conto. Buona giornata. E noi approfittiamo per andare a fare. E fammi spostare. Ok, andiamo a recuperare il nostro materiale qua, la nostra bella muffa bianca. Una cosa che secondo me gli sviluppatori del gioco potrebbero fare, o non so se già in progetto, è quella che invece di andare fisicamente al ristorante per vedere la materia prima, il cibo di cui hanno bisogno, tramite il computer ricevere una sorta di mail o una sorta di pagina aperta, sito internet del ristorante che permetta poi da casa di sapere il ristorante di cosa ha bisogno. So I was thinking about a way to know what the restaurant or the fast food needs, and I don't know if the developers they have yet developed my idea. So the idea is letting us know what the restaurant needs using the computer, avoiding to move from the house or other things, and should be very should be and will be a very very awesome thing. So I will check, I don't know, visiting a kind of server, so a internet page or something like that, or receiving an email from the restaurant, and that would be fantastic, and let us earning and that will lights qui quarto. So should be fantastic. Saving money and fuel. And we will work very efficiently. Ok, questo lo dobbiamo anche. Questo lo lasciamo. Mamma mia, quante uova hanno fatto.
Allora, le galline hanno, si alimentano direttamente dal granaio, quindi nei 300 dollari. Allora, adesso andiamo ad analizzare le uova, vediamo se sono, se sono feconde. Ecco, questa è feconda. Quindi questa la appoggiamo qua. Queste qui intanto le riponiamo all'interno del cestino qua. Quasi quasi questo lo metto qua. Allora, stessa cosa, riprendiamo. Ok, questa è libera. Libera anche questa. Poi dobbiamo mettere subito le uova. Pollaio, perché devono, i pulcini devono assolutamente crescere con le mamme e il mitico Rocco. Questa ci richiederà un po' di tempo, però almeno sapremo e avremo la certezza che non andremo a vendere un uovo. Il pulcino al suo interno. Ok, richiederà un po' più di tempo, però avremo la certezza di non vendere un uovo che c'è una piccola vita all'interno. Eccolo, questo pure c'è, sta il pulcino. Ma quando finiamo il giro qua, questo è un altro pulcino. Ma ce ne sono altri 5, va bene. Ok, questo è vuoto. Questo pure. Questo pure. Perfetto, ok, abbiamo controllato tutte le uova. E quindi queste le andiamo a mettere subito nel pollaio. Apriamo subito il cassetto qua. Ok, non possiamo avvicinarci. Vabbè, allora questo mo
lo lasciamo qua in cucina, lo appoggiamo qua sopra, altrimenti qua le galline ci fanno la pella. Dunque, io direi di farlo soltanto qua avanti il recinto, anche se queste sono tutte, se io lo facessi, vabbè, qua è chiuso. Allora, diciamo che per il momento ho una vaga idea, ma non, secondo me non è fattibile. O meglio, potrebbe essere fattibile, ma aspetta un momento. Se io ho questo prolungamento qua, giusto, se io prendo questo, no, questo no, il cancello. Questo qua. Forse così potrebbe essere. Allora, vediamo un po' se mettendola dritta così o così. Forse così. Qua potrebbe uscire. Cosa potrei costruirci qua? No, mi sa no. Mi sa che devo per forza. Anche se non penso che maialini qua, i maialozzi proprio quasi sicuramente si fanno la loro citarella. Aspetta un momento, fammi vedere un attimo una cosa. Allora, facciamo una cosa, proviamo a costruirla al contrario. Let's try to build in reverse mode. Allora, quindi io questo lo devo mettere qua. Anzi, questo qua lo metterei proprio qua vicino. E infatti questo l'ho già attaccato. Allora, vediamo un po'. Questo così. Ah, ok, quindi è solo un lato che, diciamo così, è magnetico.
Manca giusto giusto un pezzo qua. Mettiamo il cancello qui. No, il cancello non mi conviene. Comunque c'è un po' di spazio che viene, ci sta sempre. C'è sempre un po' di spazio qua. Talebano carissimo. Qua scusami, non stavo da... era talmente preso da quello che sto facendo qua che ti ho letto adesso. Spero che tu non stia da parecchio tempo in chat. Buon pomeriggio, buonasera qua. Sto valutando di ampliare lo spazio come ti accennai perché stanno tutti belli compatti qua, troppo compattati. Ehi, qua i maialozzi piccolini crescono a dismisura. E quindi facciamoci un attimo un conto. Questi sono. Allora, qua se non mi sbaglio ci vogliono. Allora, 4 per ognuno. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 4 per 9 sono 36 e ci vogliono ancora 44 e queste le vado a comprare. Non ho molta voglia di mettermi là e tagliare gli alberi e allora vado a comprare queste 50 tavolozze per chi non l'avesse ancora fatto, ovviamente per chi in questo momento è in diretta, ma anche per chi sta guardando questo video in replica. Se non l'avete fatto, vi invito a seguire il canale del presidentissimo La Zappa Storta. Ovviamente è un canale molto interessante, insieme anche agli altri canali amici che al momento mi sfuggono. Arvid, chiediamo, vediamo un po' se... Ah, perfetto, Talebano, ottimo. Se puoi fare un po' gli onori di casa così facciamo un po' di spot pubblicitario agli altri amici streamer che io purtroppo non tutti me li ricordo. Poi tu hai conosci anche altri streamer, quindi fai un servizio di altissimo livello. Allora, abbiamo detto 40, quindi 5. Prendiamone qualcuno in più. Visto che mi trovo 1, 2, 5, 4, 20. Vabbè, diciamo che ho speso 2000 dollari qua. Grazie ancora al mitico amico La Zappa Storta, il mitico moderatore del canale, che comanda lui. So if you are reading the chat, please follow the channel that you will read in the chat. They are almost great streamers,
and they are friends channels, so I hope you will let them grow up. I will appreciate so much this. Thank you, thank you, thank you. Et alors, à vous que vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ou en direct, je vous invite à suivre, je vais vous conseiller de suivre les canaux que vous êtes en train de lire dans le chat. Et ils sont des streamers comme moi. Ils sont très sympas. Merci beaucoup pour votre confiance. E ovviamente, ovviamente, diamo il bentornato al Presidentissimo La Zappa Storta. Eh oui, Monsieur le Président, La Zappa Storta. Ok, allora qua dire a sto punto di andare a Shiakuka Rinda Tend. Perfetto. Ah, se non ci fossi tu, caro talebano, come farei? Ma mi devo ingegnare anche per costruire l'altra stalla. Però la stalla per le mucche mi sa che la metto da un'altra parte. Allora, io sto pensando che se questi si mettono a gironzolare per di qua, devo costruire una piccola recinzione qua. Sì. Ora che ci penso, meno quando e poi potrei metterla, vediamo un po'. Ah no, questa non la posso aprire, però quasi quasi. No, è inutile, è inutile, se ti inutile. E allora quindi ci iniziamo già a preparare la front mode. Ma devo fare il giro con la macchina. Riempiamo un'altra volta. Mamma, come mangiano questi cucciolucci? Ci hai capito, talebano? Pensa che io il troglodo l'ho riempito praticamente ieri mattina nel gioco, e qua la mattina successiva mi rimane già il 38% di capienza. E me qua non ce la faccio, però qua non ce la posso fare. Mi sono fatto male il calcolo. Com'è possibile? Forse ho preso ai. Quindi qua me ne mancano 7, 10, 14. Allora vado a scaricare un attimo le barre di acciaio qua e vado a prendere quest'altre 10. Queste altre 10 cose, 28 ne mancano.
Allora me ne piglia 30, altre 30. Eppure ero convinto di essermi fatto il calcolo bene. Ho detto 40. Comunque Rocco qua, Rocco 2 si sta comportando alla grande. E infatti qua sono nati i pulcini. Lo sapevo. Ho provato a rimetterli a posto nel pollaio, ma le galline mi hanno aggredito e quindi ho desistito. Rocco pure qua, si dà da fare. Un attimo, devo fare per forza così manualmente. Allora, quindi mi dice il mitico presidentissimo talebano. Chiudiamo un attimo qua. Poi devo andare a pulire pure il pollaio qua. A proposito, che devo prendere altre 28 barre. Ok. Allora, di qua dovrebbe esserci il ristorando e quindi concessionario. Oppala! Hai capito le banane di vino? La live di martedì scorso. Non so per quale motivo il gioco si è bloccato. Ho perso il salvataggio e praticamente ho dovuto rifare la lavorazione delle carni e l'ho dovuto rifare da capo. Però stavolta ho venduto meno salsicce ed ho recuperato 6.000 dollari vendendo la carne di maialo. E alla fine, come si dice in napoletano, storta va e dritta viene, cioè una cosa che può sembrare non buona, poi si trasforma in qualcosa di ottimo. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 per 8, 48. Quante ce ne stanno? 10, 80 barre, perché poi mi serviranno anche per costruire la stalletta appena. Poi dedicherò una puntata. Comunque ho notato una cosa, che io adesso sto normalmente per mettere il sottofondo musicale utilizzo il Windows Media Player e ho notato che si mangia parecchia potenza qua dal sistema. Adesso sto utilizzando l'altra applicazione, quella musicale, mo ti dico sempre di Windows 10, che si chiama Groovy Music, Groove Musica. E sto notando che non c'è perdita di fotogrammi, tutte queste cose qua. E quindi forse ho capito anche. Sto ascoltando questo. E quindi ho capito anche che un programmino come quello lì si ciuccia parecchia potenza e quindi com'è il volume della musica? Spero che sia, diciamo, appena udibile o quantomeno spero non sia molto alto. House, house, rock house. Rocco e House e Rocco Rollo Grande Rocco. Oppla, ho fatto una manovra evasiva alla Nicke.
il mitico Nick November Yankee Kilo Kilo numero 3. Voilà. Abbiamo fatto anche una bella manovrina come si deve. Per il momento però le mucche non le posso ancora. Non posso cambiare la loro posizione. E quindi per il momento le lasciamo qua. Allora, di qua mi sembra di aver messo tutto, anche se mi sa che quasi quasi mi sa che la barriera qua me la devo mettere per forza. Almeno qua. Altrimenti quando vengo a caricare Malleone, poi me li trovo. Allora, questo dovrei mettere un po' più. Tanto l'importante è che abbiano un ostacolo visivo. Aspetta, però qua forse gli devo mettere. Ma qua mi mette il cancello. Sì, altrimenti è un problema, passaggi. Devo scavalcare. Invece così non dovrebbero passare. Usiamo il condizionale. Andiamo a prendere. Ah, ovviamente devo anche chiudere qua. Mi stavo già dimenticando. Qua. E diciamo che questo forse sto lavoretto qua, sai, nel mio caso è necessario perché altrimenti me li trovo schioppati tutti quanti i maialozzi, e poi così stando più a spasso io posso muovermi più liberamente. Non ho previsto un punto di carico, ma ecco, l'ambiente diventa più dispersivo e quindi i maialozzi si divertono e allo stesso tempo riempire, ovviamente, e quindi allo stesso tempo, diciamo, stanno a spasso. Sta a spasso. Ok. Allora, per il momento io non. Questo me lo vado a posare alla case. Alla case. That's the way you. A casa mia. Sta iniziando a piovere. Non sapevo. Allora fammi andare a mettere di qua. Qua almeno c'è la tettoia e posso scaricare la legna. Poggiamo qua, poi mamma mia ragazzi, non credevo che rifare tutto da capo sarebbe stato duro, però ce l'abbiamo fatta. Tutto merito della zappa storta dell'amico talebano che ci è passata a trovare, ci è passata a salutare. Allora, questa. Ah, ok. Tutte uova buone queste qua. Ok, allora questa l'appoggiamo qua. E questo è il cesto per andare a raccogliere. Allora, ora progettiamo un poco come posizionare la stalla delle mucche. Sempre
Pensavo di metterlo sempre in quest'area qua. Siccome io poi a livello di mucche non vorrei metterne tante, quasi quasi lo metto, no, costruisco qua a fianco. Allora, vediamo un po', facciamo il progetto. Progetto casa. Allora, l'apertura la facciamo sempre frontale qua. Poi, questa, 1, 2. Poi mettere la doppia entrata. Proviamo un po' a vedere se funziona sta cosa. Doppia entrata, tanto sono quattro mucche. Che dici, Taleba? Pensavo di mettere la doppia entrata e poi ovviamente un lato rimarrà sempre chiuso, questo qua. Perché le mucche la maggior parte del tempo lo passano. Eh no, lo passano nella stalla, ora che ci penso. Eh sì. Eh sì. Vabbè, tanto sono quattro mucche. Costruisco pure un piccolo range all'esterno, una steccata. Che dici? Dici che staranno bene nel range? E tu? Speriamo che stiano comode perché le mucche qua, tu lo sai, ci tengo particolarmente alle mucche perché, insomma, da quel lattuccio ci guadagno un bel po' di soldini. Quindi questo lo facciamo. Ah, lo sapevo che. Vediamo un po' se riusciamo a chiudere. Wow! Come si dice a Napoli, che mazzo! Che fortuna! Guarda! Ai ai ai! Hai visto com'è grosso? Quindi, qui è chiuso. E dall'altra parte metto il cancello. Quindi, sempre a punti di due qua. Mi devo spostare giustamente. Due. Poi, ah, qua ci sta pure il recinto da costruire qua. Mi ero proprio scordato il recinto. House, house, rock house. Uno. Facciamo così. Stringiamo un po'. Poi facciamo uno qua. Poi facciamo, no, devo per forza continuare così. Così. E lo spazio so che può risultare non particolarmente largo, però diciamo che
Wow, che mazzo. Insomma, le mucche teoricamente sono un po' più tranquille. Facciamo così, per sicurezza. Ecco qua. Allora, qua mo ce ne vogliono un bel po'. Macchina. Magana. Sta dall'altra parte. Sta qua sotto. Ah, è vero, scaricate. Le tavolozze qua. Le tavolozze. Le tavolozze. Devo costruire ovviamente il granaio. Che poi va anche a alimentare parte della struttura qua a fianco, quindi i maialozzi pure ne beneficeranno. E in questo momento sto facendo una diretta sperimentale. Infatti non so se avete notato, ma lo stream è in 2K. Ovviamente però la risoluzione non l'ho alzata perché altrimenti avrei un calo di fotogrammi incredibili. So in this moment I am using a 2K resolution for this experimental streaming. I hope that you will not see any frame rate losing or freezing. Poi prendiamo un po', poi quando sarà che rifacciamo la live da te, vediamo di ottimizzare un pochettino anche dalla tua parte. Allora, se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, seguite l'amico La Zappa Storta oltre ai canali che avete visto sopra, o per voi che state guardando questo video in replica, vi basterà ritornare indietro con il video e troverete i link che il mitico Talebano 77 vi ha elencato. Ecco qua. Solo che qua però ci devo fare una tagliatina di erba qua. Qua ci vorrebbe quel tagliaerba, come faceva fare all'inizio. Quindi mi sa che prima di metterci le mucche dovrò andare ad acquistare il tagliaerba e tagliare l'erbetta qua. E allora, 18 e 15 mi sa che devo andare a mangiare le mucche. 18 e 15 nel gioco. Eh sì. 4 mucche dovrebbero stare larghe, insomma, non dovrebbero stare strettine. Ok, perfetto, questo è completato. Allora, andiamo dalle mucche. Meglio lasciare Rocco in grazia di Dio. Rocco, pss, pss. Ah, fammi chiudere sto cancello qua.
Già si sono affacciate di qua, e allora arrivati a sto punto io faccio il giro. Guarda, ma ti faccio vedere una cosa, io vado dall'altra parte e loro mi seguono. E so così, sono ben addestrate. Qua è fisse? Sì, ok. Aia, non so nemmeno come l'ho fatto. Sto recinto qua. Prima che... Eccola là. Piano piano, roce roce, come si dice a Napoli, e mangiamo le nostre amiche mucche. Oh, scusate. Ecco qua. Ok, allora andiamo a mangiare lei. Questa è l'ultima, e infatti, e mo si è bloccata. Grazie cara, lei è già stata munta. Mi resta solo Bianchina. No, aspetta, lei non è stata ancora munta. Infatti, e poi mi resta da mungere Bianchina. L'ultima. 42, ok, questo è pieno. Ah, qua si riempite pure quell'altro là. Allora. Sbagliato. Mo tra poco devono andare a dormire, quindi. Perfetto, 42 lire su 42. Io direi quasi quasi di metterle fuori qua. Dov'è la casa? La house? La case? La case sta là. Qui non si sono accese le luci. Bello però sto cielo. Nice skyline, full of stars. Allora, questo uno qua. Andiamo a recuperare l'altra latta. Opla, volo. E la casetta non l'ho ancora costruita, però Taleba, guarda, non so perché, ma quando guarda sta struttura, dico tutto sommato, non è proprio una schifezza questa struttura, ma è una mezza zuzza. Però tutto sommato, scherzi a parte, insomma, è andata abbastanza bene. Poi le idee sono venute così. Allora, qua c'ho ancora la carne di maiale, ma c'ho pure le salsicce, anzi i salami qua per l'esattezza, che sono pronti. 2, 3, 4, 5 e 6. Allora, qua lascio la luce accesa perché è tutta cosa già prodotta. Allora, mo qua. Mi sa che devo andare a prendere ancora altre aste qua. Fammi fare un attimo il conto. Allora. Diciamo che ce ne vorrebbero altre 40 più.
40, diciamo che un altro centinaio di assi. Ah no, Taleba, che dici? Ne prendo un centinaio perché penso che 80 un ce la fo, come dice il mitico Fernbus 08 Febus 08 ristorante hardware store. Oppla, una bella testata. Allora, boh, dov'è che sta? Ah, eccolo là. La scorciatoia. Proposito, quasi quasi. Dopo vado a comprare il quad. Ma prima andiamo a fare un attimo sta spesa, vediamo cosa desidera il ristorante e magari ci dà una bella, ci paga un piccolo extra. Oppala, ti ricordi Talebano quando mi sei incastrato con la macchina nella tua live sopra sto cancello qua? Mamma mia, che risate. Cacchio, mi sono scordato una qua. Allora questa me la metto fuori dal piazzale. Cacchio, sta qua sta. Allora, facciamo così. Quantitativo massimo. Ok, quindi facciamo così. Questa. Dieci, ottanta, poi abbondiamo. Tanto bagazzio pantalone, questo mi servirebbe. Taglia erba motorizzato e fare un bel lavoretto pure nella stalla dei maialozzi. Però per il momento non mi posso muovere. Ok, va bene. Ok, ci andiamo a costruire questa mega struttura e poi faremo l'inaugurazione del pascolo dei maialozzi. Aspetta, ora devo costruire anche il granaio là. Allora, fammi vedere. Mi sa che un po' di metallo mi serve però, Allora. Cemento ce l'ho, metallo pure. 150, mo prendo altre barre di acciaio, visto che mo c'ho la disponibilità. Tanto poi le barre di acciaio tornano sempre utili. Ecco qua, grazie come sempre al consiglio del super mega presidente ingegnere supersonico Talebano 77. E ora che ci penso, quando c'era la vecchia versione del gioco, a proposito di sistemare e di tagliare l'erba prima di costruire, quello lo faceva fare. Ora che mi ricordo che diceva, se c'era anche il ciuffo d'erba da tagliare, diceva eliminare l'erba. Effettivamente, almeno così. Quando devo raccogliere le deiezioni, le vedo bene. Ecco qua, mancano due, ma queste qua mi sa che rimarranno sospese nell'aereo.
Voglio, ditemi quello che volete, però il piano di carico di Zio Dab è inimitabile. Oh no, talebano. A pro, se questo qua si secco con la benzina. Grazie, ma rimaneva aperto, rimaneva. Andiamo subito da benzinaro. Da Cicino benzinaio. Anzara, felo benzinaio. Andiamo a mettere la benza. Allora, qua se vado dritto. Però devo andare di qua, mi sa, eh. Oppla, e si è abboccato 3 round. La strada è questa qua, dovrebbe essere. Oppla, aspetta, ma dove sta? Ah, sta qua dietro, sta. Ma è alla fine se ribaltation. Ribaltation. Allora, sono 60 minuti. Ecco qua. Gigi, buongiorno. Oh, grazie, il caffè lo vengo a prendere qualche altra volta. Vado un po' di fritta. Dovete sapere che Gigino, il benzinaio, è un carissimo amico e mi fa anche lo sconto quando ando a mettere la benzina da lui. come si chiama questo? Ah, il prossimo. La prossima stazione a 100 miglia. Però Gigino c'ha una bella Fiat Uno qua. Ma se la tiene come un cingillo. Con un cingillo Gigino, 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 Gigino. Prossima, girare a destra, girare a destra. Oppla, abbiamo preso una curva alla Gippo, che saluto. Non so se in questo momento è live o se magari verrà a guardare questo video in replica, grande Gippo, Gippo Gippone. Poi quando tornerò, ovviamente qua non mi ricorderò di quello che ho fatto. Allora, andiamo a costruire prima un lato per volta e poi iniziamo magari anche a spostare le mitiche mucche. Allora, Simsette noce bambini, si mi mia figlia Simsette noce bambini. Una tavola, azzo, con una tavola sono riuscito a fare sto poco. Economica però, dai. E al momento mi sa che la casa non se ne parla proprio a costruirla. Voilà. Abbiamo quasi finito. Cioè, finito, insomma, abbiamo quasi completata metà dell'opera. Giusto uno. Ah, però, appabac. Allora, qua devo salire. Goppa scalette. Scalette. E dove manca? Che manca qua? Ah, questo pannello qua. Pannello. Dall'altra parte.
Perché non costruisce? Ah, eccolo, il pannellino è questo. Voilà, ecco qua, ci siamo quasi. Ci siamo quasi, amici. Amici. Amici, amici. Amici per la pelle. Grattazio. Grattazio, grattazio. Oppala, ecco qua. Grande talebano, amico talebanos. Mucco però mi sa che questo potrebbe. Vediamo se scappa. Ma credo che al massimo quando si affaccia là mi viene a salutare. Penso. Qua ce ne vogliono 7 barre, 7 7, il 27 7 alle 7 7, come diceva il film Una settimana d'addio con Jim Carrey. Però qua devo costruire le porte prima che mi scordo qua. Altrimenti ne trovo 10 di amiche mucche qua. Quindi mo andiamo a costruirci un attimo le porte. Di metallo. Ok, per il momento qua io direi opportuno. Sto pensando di non installarlo, anzi quasi quasi. Ai maialozzi il portone lo tolgo, perché mi sono reso conto che quando si affollano nei pressi del portone si crea sempre un ingorgo, e quindi giustamente si crea il traffico, le bouchon, come dicono i francesi, si crea proprio il tappo e si rimane imbottigliati, imbottigliati un bouchon. Allora, quasi quasi. Forse il... Vediamo un attimo dove che posso costruire sto... Allora, quella... Il costo dell'acqua, si potrebbe costruire qua. Il mulino... Estrae l'acqua. Ah, questa qua, sì. Vediamo un po'. No, questo è il pollaio. Questa è la casa, lo sto qua. Ma no, l'ho visto qua. Ma io quasi quasi li installo, se posso li metto tutti e due. Uella, Jason, maestro, scusami se ti ho risposto soltanto adesso, non so perché, ma quando è un periodo che sto talmente preso quando faccio un gioco a volte mi scordo di alzare gli occhi per vedere se c'è qualcuno che mi ha scritto in chat. Ancora, 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 benvenuto in live. Che cosa sto facendo di bello allora? Sto preparando la... Sto per... praticamente sto per spostare le mucche in questa nuova installazione e lascerò queste due stalle ai maiali, ai maialozzi, per permetterli di poter girare, perché... Ho notato che quando hanno poco spazio,
c'è un'alta probabilità che possano schioppare, insomma, se fanno la cartella. Invece, se hanno spazio, non si hanno grossi problemi. E quindi mi sto organizzando alla meglio, al meglio. Però, ah, ecco, però mi sto scordando una cosa. C'è la miseria, va. Questo dove mangio? Allora, questo perché metterlo qua? Tanto quello comunque lo metto. Ecco qua uno. Abbeveratoio. Eccolo qua. Aspetto, però vicino alla porta non mi conviene. Allora, io quasi quasi lo metto, ecco qua, qua lo metto. Perfetto. E caro Jason, qua al range sembra una cosa banale, ma in realtà pure questo è abbastanza impegnativo. Allora, io mo qua, visto che mi trovo, termino la costruzione dei abbeveratoi, qua, queste cose qua. E ho fatto una porta qua. No, ok, si è dall'altra parte. Chi non l'avesse ancora fatto, vi invito a seguire il canale dell'amico Jason Farm, che, come lo definisco io, è il gran maestro di farming. Quindi, se siete appassionati di farming, vi consiglio vivamente di andare a seguire il canale del maestro Jason Farm. Oh yes. Oh, questo già è pieno. 16. Allora, modo da recuperare. Andiamo a recuperare un attimo le barre di metallo qua e mi manca ancora qualche pezzo di legno, ma mi pare che, ma quasi quasi. Allora, 150 mi pare di cemento. Allora, vado a pigliare la macchina. Castrizziché, come al solito. Meno male che ho preso un po' di barre d'acciaio qua. E approfitto ancora come sempre per ringraziarvi per la vostra compagnia che mi state tenendo in questo momento in live, ma ringrazio anche tutti quanti voi che state guardando questo video in replica su Twitch e su YouTube. Mi auguro che sia di vostro gradimento questo nuovo format e che insomma possa in qualche modo farvi sentire rilassati. E allora qua mo devo prendere pure il cemento. Per costruire il granaio. Questo mi sa che non me lo fa mettere, infatti. Oh, ok, nice. Perfetto. E tu? Perfetto. Abbiamo ottimizzato un po' il piano. Scarico. Allora, cemento. Ah, 50, ok. Poi queste mo le porte. Iniziamo a fare così. Questo lo utilizzo per fare lavori un po' più piccoli. So we'll use those steel bars for smallest works. I will reuse them.
Perfetto, andiamoci a costruire. Oh, mi sono castrato. Mi sono catastato. Altre 150, altre 125, quindi no. E allora questi mi sa che... Eh sì. Quindi mi mancano ancora 60 barre di acciaio qua. Andiamo ad acquistare. Ne prendo 100 perché se devo eventualmente costruire i neon o altre cose, sempre meglio averne di più. So I will need at least 80 bars, steel bars, but I will buy more than 80, I will buy 100 bars, steel bars. E oggi, anche oggi ci siamo dati anche alla, come so, dalla costruzione delle strutture. Poi vedremo più là di costruire la casina. And so I gave the priority to the farm structure, the barn and so on. And so I will build later the house. Allora qua mi pare che mi manca pure un po' di legno. Ok, qua già si è fatto, già si è fatto scuro. Tranquillo, non ci sono problemi. Qua con noi in questo momento, non so se ci hai fatto caso, ma c'è il gran maestro, il mitico Jason, che ci è venuto ad onorare della sua presenza. Non so se c'è ancora o se è andato a prendere il caffè. E allora, in pratica ho... Oltre al recinto, là, oltre alla stalla, ho messo un altro granaio, così da andare a sopperire eventuali carenze alla stalla che sta vicino, che ci sono tanti maialozzi, perché ultimamente ho notato che quando riempivo il troglolo, insomma quello là, e l'abbeveratoio, non riusciva a riempirli tutti e due, e quindi ho pensato di aggiungere un ulteriore riserva per far sì che ci sia cibo a sufficienza per tutti, soprattutto per i maialozzi, che si stanno proprio riproducendo proprio in maniera incredibile. Si vede che forse il cibo che mangiano è bello sostanzioso. Qua le luci si accendono in automatico. 19:50, C1. E noi ci andiamo a riposare. Ok, dai,
Non male. Poi vediamo di trasferire le mucche nella nuova stalla. E poi in diretta. Sacchiotten, sacchiotten. Quindi dicevo, andiamo a trasferire le mucche. E poi apriamo le danze ai maialozzi. Perfetto. Ah, ne ho preso un po' in più, va bene. Un bel po' in più ne ho preso. Però mi tornerà utile per fare altre cose. Nel frattempo completiamo la struttura qua. Cosa che mancava? Si è scordato. Ah, il trogolo, insomma, sì. E almeno qua ci avranno un bel po' di spazio nel quale muoversi. Solo che però sto pensando che qua mi serve un cancello. Mi serve, altrimenti devo fare tutto il giro qua e non va bene. No buono, no good, non è bello questo. Allora, pare che sta qua. Cancello, eccolo qua. Ecco qua. Così quando devo fare un accesso rapido, chiudiamo qua. Beh, non lo posso anche lasciare aperto. Quando devo fare un accesso urgente, ecco che mi torna utile. Allora, mo quasi quasi l'ingresso per le mucche, per non farle orientare subito, lo faccio dall'altra parte. Altrimenti mi iniziano a seguire perché loro mi vogliono bene. Ok. Andiamo, dai. Vieni. Bella. Ok. Ottimo. No, ya. Com'è possibile? Ho la vaga impressione che non sia efficace quella cosa. Vieni, vieni, Caruli, vieni. Meno male che ho fatto sto recinto qua. Allora, ecco qua. Ma tu guarda un po' questi maialozzi piccolini, come sono veloci. Vieni, Caruli, vieni. Vieni, vieni. Che ha fatto? Vieni, vieni, vieni nella nuova casetta. Andiamo a chiudere qua. Andiamo a prendere l'altra. Fammi vedere se il maialozzo qua è uscito. Dove sta? Ok, sta ancora là dentro. Beh, che mo tra poco devo aprire qua. Il maialozzo là subito è venuto a... Vediamo chi arriva prima. Brava, vieni, vieni, vieni zio, vieni. Andiamo nella casetta nuova, vieni. Vieni zio, vieni. Vieni a dabbuccio. Come dice il mitico Jason Farm. Vieni a dabbuccio. Willa, scusami, Taleb, ho letto adesso. Grazie ancora per la compagnia. Grazie di tutto. Thank you so much to my friend Talebano 77. Merci beaucoup a mon ami Talebano 77.
grazie all'amica Talebane 77. Boh, tutta sta roba si deve trasferire. Quindi andiamo, dai. Vieni, gioia. Andiamoci a fare una corsetta. Grazie carissimo, buona continuazione. Mi occupo tra poco. Una volta che ho accompagnato le amiche mucche qua, faccio QRT, come dice in gergo radio, ovvero faccio. Ui, mi stai scappando. Faccio la pausa. Vieni, dai. E facciamo anche l'apertura dei cancelli. Grazie ancora per essere passato in live, carissimo. Ti auguro una buona continuazione di serata, una buona cena e una buona carica pupille. Questo già l'ha caricato, eh? Ci voleva. Ok, perfetto. Ho speso qualcosa di in più, però. Una volta che esce fuori Caroline qua, iniziamo a liberare i maialozzi e a farli venire da quest'altra parte. Bella mucchettina, queste mi stanno aspettando di qua. E allora, ecco, brava, vai di là, zio, vai. Vedi che il mangiare sta di là. Vieni, 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 corri, 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 corri. Brava, ciccetta, brava. Alright, adesso inauguriamo. Finalmente questo non lo devo togliere. Allora, questo no, questo posso togliere. Sì. Ok. State assistendo in diretta e questo posso anche lasciarlo aperto. State assistendo in diretta appunto alla nuova apertura. Perfetto. Eccoci qua. Almeno così non staranno tutti accavallati. Allora, adesso quasi quasi le porte qua le elimino perché non servono. Fanno solo da intralcio. Anzi, qua pure. Perfetto, qua porta non serve, però questo si è bloccato perché ho la vaga impressione che ho fatto una cavolata incredibile. Studieremo un'eventuale modifica. Per il momento però, mamma mia. Ok, dai. Io direi che la live per oggi termina qui. Vedrò di organizzarmi un po' meglio. E allora, la nostra live termina qui, io vi ringrazio di avermi fatto compagnia. L'appuntamento è per mercoledì prossimo per quanto riguarda Ranch Simulator. Dunque, se siete interessati ad acquistare questo gioco o altri giochi scontati, troverete dei link nella descrizione dei video sia qui su Twitch che su YouTube. Troverete
Quindi il link per acquistare giochi scontati fino al 70%. Poi troverete i link per iscrivervi ai miei canali social, che sono YouTube, Facebook, Instagram e naturalmente Twitch. E questo video sarà disponibile su YouTube. Venerdì. Per voi che state guardando questo video in replica, restate sintonizzati perché a seguire ci sarà la continuazione della programmazione del canale. Grazie mille a tutti ancora per la compagnia. E adesso passo a salutare gli amici in lingua inglese. So I want to say thank you so much for making me a company. I hope you have enjoyed this live streaming, this experimental way of streaming. If you are interested to buy this game or other games for multi-platform at with lowered price up to less 70%, you will find a few links in the video description here on Twitch and on my YouTube channel. You can watch this video on YouTube on Wednesday at 12 p.m. You will find as well my social media channel linked in the video description. If you are watching this video rerun, please stand by. You will watch the continuation of the programmation of my channel. Thank you so much for making me company. Thank you. And now I will talk to my French friends and then with my Neapolitan friends. Et alors, merci beaucoup pour votre compagnie. Notre rendez-vous avec. Pardonnez-moi, Ranch Simulator, c'est pour mercredi prochain. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, en réplique sur réplique ici sur Twitch ou sur YouTube, si vous êtes intéressé aussi à acheter ce jeu, votre jeu multiplateforme à prix réduit jusqu'à moins 70%, vous allez trouver des liens dans la description des vidéos, soit sur Twitch que sur YouTube. Et puis vous allez trouver donc le lien pour acheter les jeux et puis le lien pour suivre mes canaux social media que sont YouTube, Facebook, Instagram et naturellement Twitch. Ne quittez pas cette vidéo si vous êtes en train de regarder cette vidéo en réplique ici sur Twitch. À suivre la programmation de notre canal va continuer. Merci beaucoup. Vous allez trouver cette vidéo sur mon canal YouTube vendredi à midi. Merci encore à tous. Et maintenant, je vais vous saluer en langue napolitaine. Et alors, io come sempre, vi ringrazio ancora una volta per m'aver fatto compagnia. Spero che vi siete divertiti, insomma, che vi siete rilassati durante questa replica. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sempre 3:30. Se siete interessati a cattare questo gioco, di gioco scontato fino al 70%, gioco multipiattaforma, significa quindi PC, quindi computer, PlayStation, Xbox, eccetera. Trovate un link da descrizione dei video sia che vengo per Twitch che vengo per YouTube. Trovate un link e poi ci stanno pure i link dei canali social miei che sono YouTube, Facebook, Instagram e ovviamente Twitch. Poi, voi che state guardando questo video in replica, non vi muovete, non lasciate ancora il canale perché mo che fornisce questo video continua la programmazione lo canale. E quindi io vi ringrazio assai. Thank you so much everyone, merci beaucoup a tous,
Grazie mille a tutti. Ah, mi stavo ascoltando, ovviamente. O video che sto qua. Scusate. Vi andate a mezz'ora, potete guardare pure un po' YouTube. Detto questo, grazie mille a tutti. Grazie a tutti quanti. Thank you so much, everyone. Merci beaucoup a tous. È stato buono.